Biondo, ma chi cerchi? Io mi chiamo Oreste, so cui non pagare le bollette. Voi ci sta moglie, madre Teresa, ma non te la passo perché per come c'è Teresa, per domani non siete ancora finito. La sofisticata di figlia, ma Claudia, oggi non c'è, sta all'università a Milano. C'è Matteo, figlio mio, se vuoi parlare con Isu, ma tanto a mo' starà a dormire. Capirai, non c'ho voglia di far con. E poi ci sta la ballosa di mamma, ma tanto che te ci faccio parlare a fare, sorda. Ma tu, che numero ci hai fatto? Allora sei sbagliato. Questa è la famiglia Mastrigio. Riadini cinesi. Che dolore. Mamma mia. Mi si spezza la schiena. Ora, pigliamo le perce che là sopra la vaschetta là fuori, va. E dopo le piglierò. Mica se frangia da un attimo. Ma la piglia, se no se le frega i cinesi. Ma stante zitta, ma infatti i cinesi proprio è come la frega. Ma non è che ce l'ha venita andando da lontano, eh. A sta lì ecco vicino a casa. Come vicino a casa? È venuto in affitto la sua casa del neno. Ma che dici, madonna? No? Ma quando è? Ma a me pare che Andrina ha detto una settimana fa. E io veramente ero visto una macchina la due giorni scaricata che co, però pensavo che era i parenti di Roma. A morto. A ci manchia qui, si andè. Ne danno largo, però ecco come vieni. E poi ne dà tanti, figlio. Tanti? Perché? Quanti ne dà? Ma io prima ne so visti passare 5-6, tutti scadulù, la roba. Ma tu l'idea, io sotto non ero sentato? E tu li vuoi tenere? Su sopra ci stai loro, e là ci sta Lucio. Chissà dove mette sei persone con dentro. Ma questo figlio, ce ne sta una trentina su un appartamento, mica due per ride. Adesso, qui siete i cinesi. Oh, va! No, ma del nipote tu. Ma ne piane perse che là fuori. Che palle, sono imboccato te! Muovete, cammina. Dammi qua sta mossa. Guarda qua. Tutta strappata, né scritte. E ne hanno troppo. Dove sta? E sono vicino alla vaschetta dei bagni. Non ci stava! Ci c'è tu? Venne qua che ci vago io, se no tu guarda, non si buono cosa. Ma che devo fare se non ci sta? Levati, vanno a mangiare. Oh re, portami a mangiare un gatto. Mi vengono a pensare tutte le masciate, eh? Ma che è sta pappinchia? Non mangiare per un gatto, che è? Poveri noi. Pallino! Pallino! Mince! Una madonna, no, non ci sta vero. Vuoi vedere che quella alla pigliata e manco se ne corda? Mici! Pallino! Non vuoi pochino, per solito se presenta alcune scale come una saetta. Pallino! Oh, sai che ti dico, gatto? Te lo metto ecco, se c'è fame mangi, se no cazzi tua. Ci sei andato a mangiare un gatto? Un gatto non c'è, io non mi sto loco per te. Quando c'ha fame mangia. Come non ci sta? Questo se l'ha mangiato i cinesi, te lo dico io. E non ci sta manco le persiche. Allora si ha fregato pure quelle. Sì, pure. Visto? Che tanto visto che non c'era? A me non mi credete mai. Qui sì, a se frega tutto. A te tocca s'attende pure a piccare i bagni là fuori. Vedi boh, piuttosto se ci sta ancora le mutande mie piccate. Vedrai che quella è la prima cosa che frega. Mammo, chi è? Buongiorno signore, mio nome è Claudio, abito a casa di signore Neno, vicino a casa vostra. Claudio è un nome cinese? No, mio nome è Lilomi Yang, però più facile Claudio per amici. Senti amico, chi si è visto un gatto nostro sul mercato qua di fuori? Come? Gatto? Gatto no? No gatto a casa mia signore, no. E Niru con la macchia bianca qua sotto, non lo si è visto? No signore. Io ho visto cane, pecolino, mallone e coleva tanto catino. No, qui è Luca De Lungio qua. Senti, voi andate cinesi alle maniere delle persiche, vi piace? Come, signore, scusa, non capire io. Le persiche, quelle donne, quelle rosse e gialle. No, non capire. Le pesche, quelle sulla pianta, la vedi la pianta là io, quella logo? Quelle rosse, logo, piccate. Ah, quello ho capito. A mangiare, signore, perché mangiare sì, buone piace tanto. Amo, ognuno me ne coglie un bocca allora, così me ne faccio provare. No, ne hanno un cotto in bocca, no? Poche? Sì, in bocca. E l'hanno misto con vicino alla vaschetta, perché alle due urlava bene che gli hanno dato lo veleno. Capirai, se le mangi così, quelle amore subito, sa. Non ti serve mica. Ah, signore, io andale via. Perdonami, avele molta fletta, signore, perdona, signore. Te c'hai fuga? Avele fletta. Tu muso tosto. E non vi mangiate pure un gatto che c'è la rogna. Pallino!
brutta notizia. Pronto? Sì, adesso te lo passo. Ora è per te. Pronto? Sì, sono io. Chi è che parla? Miguel Minieri, ma che è successo? Figlio, Mucci, che ha combinato? Oh, mamma mia, che è successo a te? Che ha fatto, re? No, un attimo. Eri Carabinieri, ha detto che ha arrestato Matteo e è scappato via. Oh, madonna mia, che ha fatto? Zitta, fammi sentire. Dimmi. Una vecchia. Ma si è fatta male? Carito. Con un motorino ha acchiappato una vecchia che scappava dal supermercato. Che dici? Oh, madonna. Come no? Una Ferrari? Oh, povero me. Mamma mia. La vecchia stava, ma Lucarello si è infugato, passava una Ferrari e per non chiamarlo è sterzato e gli dava in strada. Oddio. Ma figlio, mo stava, quando un chiappo guarda, all'un mazzo. Ma quanto mi costa adesso un anno? Che ha fatto? La Ferrari con gli fuori strada ha sfornato una vetrata della banca. Fammi l'aria. Mamma mia. Fammi l'aria, oddio. Senti, ma con tutto questo casino, figlio, mo che c'entra? Mica ha fatto apposta. Rispondi! Come? Sostanze stupefacenti? La droga? Quando lo chiappo l'ummazzo! L'umodori? Si è sfasciato! Niente, Maria! Che vernaccia? Ah, non andava su, no? Urtiamo pure una vernaccia qui su! Porco due, stavolta non si arma, guarda! Non si arma! Sì! No, che occhiali! No, figlio, non morta l'occhiali! Un gancio rosso. Ma lo su è nero. No, mastrigio, siamo mastrigio. Ma che scusa, mezzo di cazzo? Mi si è fatto via la paralisi, mi si è fatto via. Non ci spuntazzare che te mi un gormo. Ma che sarebbe successo? Mamma mia, te fammi un gormo, guarda. Teresa, oh, Teresa. Ah, è dormita. Ma che sei dormita mai, è svenuta. Oh, Teresa, pigliate. Che, oh, dove sta Matteo, dove sta? A sterrano scuola, i carabinieri si è sbagliati. Come si è sbagliati? Ha sbagliato il numero. Oh mamma, che paura che mi sono abbigliato. Ancora devo il pigliafiato. Chi lo dici? Pronto? Sì, sono io. Non mica sento cosa, non ho capito. Sì, allora, sta sentendo, io faccio un maestro in giù di cognome. Sì. Allora sicuro che non ci sbagliamo. Dimmi. Sì. Ma te lo affirmo. Come non è venuto a scuola? Porco due, ogni me volete fare andare? Sei sicura che adesso? Mi ha portato fortuna. Ma va bene, ciao. Ha tagliato pure oggi? Ma come si fa? Come si fa? Porco due, guarda. Ciao, va. Matteo! Disgraziato maledetto e somaro che non si altro. Venne qua, cammina. Aia, vieni. Ha chiamato te alla scuola e ha detto che non ci sei stato. Dove sei andato, Dove? Che pago, mi fatti lo spazio? Lasciami, fammi spiegare. Spiega, forza, sbrigati. Allora ti spiego, stamattina quando sono io a via la corriera, sono incontrato Luca. Chi Luca? È un figlio di uo. Allora mi ha detto, seguiamo questo un attimo la casa a vedere una cosa. Nel frattempo è passata la corriera e la siamo persa. Allora, siccome io avevo paura che vi ingrazzavate, allora sono portato qua a casa e sono pigliato il motore e io in garage. Non lo puoi dire mia mamma da che te ci accompagnava? C'avevo paura che mi chiacchierava. Ma che te chiacchieravo, figlio? Vanni avanti, va. Allora, sono in scala con un motore. A un certo punto, sono incontrato una che va nella sua corriera con me, che mi piace. Allora, mi ha detto se salava questa, e non gli potevo dire no, va. Sei vardace, zoccole. Vanno a parlare, almeno se fosse fatto una sposa non sarego. Allora, siamo salati e siamo andati in un porto. Solo che, mentre passavamo vicino al supermercato, vicino alla stazione, un gatto mi ha attraversato la strada e sono sbandato. E mi sono collato una vecchia con un carrello. E' una curiosità, Matteo, ma non casco tu, non è nero? No, è rosso. Che te mi hai un corpo, t'ammazzo! T'ammazzo, vai qua, capito? T'ammazzo! Mi stacco il telefono. Fammi un buon caffè, Andrè. A te te lo faccio, sì. Ma tu lo vuoi? Ma che si matta, via? Qui ci vado a parte di là. Appunto. Ah, niente. Io vado là al bagno. Io apri di cielo. Che la fai da sola? Mica sono stroppia.
Ora vediamo adesso di sta la posta. Sì. Che è questi? Non ti stimolano di non si valuta? Ha delle offerte! Sì, con tutto quello che paghiamo di monnezza. Tra poco ci do a caire e fregare le offerte. Su una chiesa però. Toma, arrivata pure la bolletta del telefono. Che ne? 254 euro! Che te pigliesse un corpo secco! Matteo! Matteo! Vede, va! Vieni qua, cammina! Vede! Ciao mamma, ciao papà, io esco! Dove vai tu? Vieni qua, cammina, ecco, non si scappa di giù finché non siamo risolto sta cosa! Che palle, papà, ma che c'è? Riunione di famiglia! Tere, vieni pure tu! E ecco, sì, la prima indagata! Papà, che succede? 254 euro da telefono, adesso che succede? Siccome è con un telefono, volevo prendere solo voi altri, perché se era per me, a stacchio tutto. Voglio sapere chi è stato che fa tutte queste chiamate. Io no. Ah no? Vabbè, stammi a sentire ogni tanto. Io per parlare con gli amici, uso WhatsApp. La zappa? Io su un destra me la arrivo la zappa. Tere, tu non hai fatto niente chiamate strane? E chi dovevo chiamare? Io l'invalide mamma, Nurina e Felicetta, altri chi chiamo? E poi sempre difficile a contorno che non li paghiamo. Tu, Claudia? E con l'amica tua vedete sempre facendo i fatti dei ladri? Non chiami sempre a Milano? Senti papà, quando chiamo a Milano sono sempre interurbane che non paghiamo e poi anche io su WhatsApp. Ancora con sta zappa? Fammi capire, allora ecco come geriate 254 euro secondo voi ladri. Tu non sei chiamato nessuno, va! Mi vuoi far cazzare tu oggi? Zitto, che te saccio? Tante volte per sbaglio! Per sbaglio? A me è moccato come se mi scappa per sbaglio. Mamma mia! Ha che fatto la finestra alla luagno che non si apre? Ava dura, nonna! Ci va a tagliare forte! Andate, rapro io! Un corpo che puzza! Che ti sei mangiato, no? Che sei fatto? Ah, niente! Allora, anzi, trova un capo! Che facciamo? Ve lo taglio da stacca? Che siete fatto, Oreste? Ah, niente! È arrivato denunciando 54 euro da telefono! Tu non sei dobrato mai male il telefono con casa? Ah, io quasi mai! Due o tre volte sono chiamato a Graziella, là in Argentina! Ma tanto era sui fissi, mica li paghiamo! Oh, ma... Che te mi è un gormo, ma lo vuoi di? Mi chiamai in Argentina ci costa un patrimonio. E che te saccio io? Allora facciamo così. Sta botta la pago io, ma la prossima volta della pensione non vedi manco un centesimo. Te l'ho avvisato, eh? E se te gli fai una telefonata come faccio? Dillo ai nipoti tua. Te fa dare una zappa a te e chiami chi te pare. Tutti quanti a Milano. Marta, vado ad asciugarmi i capelli. Tra un po' dovrebbero arrivare i miei. Claudia, cos'è il ciamurro? Il raffreddore. Perché non chiamate ciamurro? Io non lo chiamo così. I miei ce lo chiamano. Ma dove l'hai letto? È su un video di YouTube doppiato da qualche tuo compaesano. Vado io? Salve. Buongiorno. Siete i genitori di Claudia? Sì, sbrigate che non gliela faccio più. Buongiorno. Buongiorno, piacere, Marta. Oh, mamma mia. Ciao. Oh, che faticaccia. Accomodatevi. A me si stucca le braccia, mica no. Claudia, ci sono i tuoi. Quell'anno scandalo sta? Matteo, porco due, ma tu sei venuto su onde, si è stato cosa? E che te saccio? Ma come che te saccio? Quando stiamo caricando la roba io in casa, non stavi tu? Sto vanno e piano scandalo io la macchina, muovete. Che palle. Ciao mamma, ciao papà. Ma che vi siete portati, le provviste per un mese? Se non fosse per noi altri. Tu che mangeresti, la roba comprata? Ancora mamma, con questa storia. Vieni qua. Allora, ecco, gli stai tagliando che ha fatto nonna, da. Mettere nel frigorifero, dopo stasera ve le mangiate. Sì. Dopo ecco, ci sta lo fregandò. Cosa? Quindi ci sono messo due pizzetti di frustingo. Capirai che mattone. Stambo doi. Poi ecco dentro ci siamo messi a cuore tre sommarini, l'erbetta. Questo le metti in un vasito come con l'acqua e ti siamo andiamo dei giorni, capito? Sì mamma, però non potete portarmi 3000 cose quando venite su. Perché poi io non ci sto mai e vanno buttate perché si rovinano. Poi sono a dieta. Che fai buttate, un corpo? A te le mangi. Mamma, siamo a dieta, devo ripeterlo all'infinito. Ma perché non mangiate gomma, donna mia però? Guarda quella se è secca. Secca? Io sto bene. Infatti, ma che dici, ma? Se ti metti la finestra contro luce, a te facciamo le lastre. Ma chi è adesso? Vengo io, questo è Frado, tu. Ah, c'è anche Matteo. Aiutami, va, aiutami che mi si casca, oh! Porca! La fregna, un somaro, guarda, un somaro. Guarda che casino che si è matto. Ma che siete fatto?
Ci stavano i vasetti di sottaceti, la fregnaccia vostra! Corri, pigliamo con le scotte che se ogni tutto per terra! Che disastro! Che casino, mamma! La prossima volta che portate tutta sta roba non vi apro, eh! No, la prossima volta basta non portarsi frutto! Adesso! Te pare che non era colpa mia? Perché non mi sei venuto a aiutare? Questo cazzo di scatolone non gliela si è fatta manco e ci vuole sportare la macchina! Ma che non si è lasciato, era aperto? Mamma mia, no! Io te ammazzo, disgraziato! Sto potuto da un figlio, venne qua! Sto sperando, fa schifo! Ciao mamma! Ciao figlia! Papà! No, Claire! Che vai facendo tu? Appena ho saputo sono venuta. Ma che è successo? Stai bene? Se stiamo bene, che ci veniamo a fare all'ospedale? Che è successo, ma? Stava a mettere le gole sul garage e gli ha sbriciato la scala e si è cascato. Porca miseria, papà. Ma come cavolo hai fatto? Non ti sei attaccato con la corda? Che me dovevo mica? Ma gli da me che non ha sbattuto la gumuritu, se no roba che si spacca la testa, mica no. Matteo dov'è? Ha stato a casa a far compagnia a nonna da. Ma lei lo sa? Ancora non si è morito. Per carità non gliene consa, se no capirai. Te vado palle. Scusa, ma che gli avete detto? Beh, non dico, lo chiamavamo qua all'ospedale. Gli ho detto, a Sondino, ieri gli mostrò la figlia di Laurina che ha partorito. Sai che ha capito? Che stasera fa giro muglito. Allora gli ho detto, vabbè, e ci sono lasciato fra tu. Sì, ma da quant'è che siete qua? E zitto mo. Adende stamattina alle 9. Abbiamo messo su sta varella con mezzo rumasso. E chi te calcola più? Pozza, pigliai una paralisi a tutti. Vabbè, ma quando ti fanno entrare, scusa? Ma che ne sai? Prima è corriato uno che si era tagliato una mano con la motosega, poi un vartascio gli sbatte con la macchina, boccata dall'ambulanza, figli corria tutti, lo sangue da qua, da là, un macello, mamma mia. Signor Oreste, è lei? Che me, era ora. Bene, andiamo che la sala operatoria è pronta. Che mi operate, senza visitarmi? Perché, ancora non l'hanno visitata? No, no. Ho detto che stamattina che stanno parcheggiando un eco. Ma lei non è Oreste Mingarelli? Ma che Mingarelli, oddio. No, io su fa Mastrigioni. Mastrigioni? No, allora si saranno sbagliati. Scusate. Mamma mia, ecco un capace che te ricoveri per ernia, a te ne ha lo fegato. Se ti accompagna qualcuno, vabbè, ma se stai senti male che te ci porta all'ambulanza, mica lo sai se scappi con tutti i miei pezzi. Questo ospedale è un disastro. E poi tutti stranieri, prima è boccato un branco di indiani, saccio un corpo con 3-4 frighi, aiava correndo da su e io... Ste facce gombie. Non c'è Adriana, la figlia di Maria, oggi di turno? Maria chi? De Tofo? Sì. Ah, quella trasferita, madonna, gli dà in angona. Ah sì, non lo sapevo. Mi scusi, è lei il signor Oreste? Sì, sono io. Meno male. Come va il braccio? Le fa ancora male? Ma che braccio? A me mi do la zamba, signor. Ma lei non è Oreste Pennente, quello che ha avuto l'incidente? No, io sono Oreste Mastrigioni e mi sono rotto i coglioni. Ma lei è un maleducato! Oh, io da stamattina che stanco ecco, mi è passato davanti 50 persone e qui lui faceva male l'udito, quell'altro le orecchie, l'altro la testa. Oh, e a me quando mi tocca? Che me la abbia una paralisi? Abbia un po' di pazienza, mi scusi, ci sono altre persone. Ma gli pozza abbia un corpo a tutti, così può essere che non stasera gliela faccio a bocca. Lasciamo stare, va! Vanne. Lasciamo stare! Mi scusi, ma non è possibile aspettare tutto questo tempo. E che è colpa mia? Andate al tribunale del malato! È tutto uguale, signor Ande. Ce ne stesse uno che c'ha voglia di fare che co. Il signor Mohamed Abdalak. Chi è? Me. Ma che dice, re? Ah, lei? Ma non si chiamava Oreste? Sono cambiato nome. Se no, non mi chiamate mai. Non faccia lo spiritoso. Come dottor, sono io Mohamed. Che è successo? E mi sono acciaccato l'udito con lo martello mentre stavo a acciaccare le noci io a casa. Ah, venga, che vediamo. Venga. Ah, oh, dottor. Cosa c'è, signor Oreste? Io mi sono rotto una zamba, qui su un dito. Non tocca prima a me? No, il dito è più importante. Ah, sì? Allora fortuna che lui non è rotto. Toh, lo vedi questo? Sai dove lo devi ficcare? Ma come si permette? Io la denuncio. Ma un gormo a te e tutti quelli che fatica ecco. La faccia finita o chiamo i carabinieri. Ma chiama che cazzo ne pare? Uno viene qua ma perché sta male o facendo sta peggio. Ma vattene via, so maru. Tu dici graziato, guarda, ma devi essere giusto.